ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Termina 0-0 la stracittadina tra la Samba e il Porto d'Ascoli, in un Riviera delle Palme desolatamente vuoto, con gli ultras rossoblu che non sono entrati, ecco che alla fine, dopo una settimana di comunicati stampa, scioperi e quant'altro, ed una mattinata altrettanta carica di tensione, ecco che le due squadre, soprattutto la Samba, hanno onorato l'impegno di campionato. Nessun coro di incitamento, ma solo invettive provenienti dagli altri settori dello stadio verso il presidente Roberto Renzi, clamorosamente in tribuna centrale insieme al figlio. Capitan Lulli e Torromino non sono tra i 18 inseriti nella lista consegnata all'arbitro Maccorin di Pordenone. Presente anche la Procura federale per verificare la regolarità dell'incontro, soprattutto dopo tutto ciò che è accaduto nel corso della settimana. Ed in questo clima Samba e Porto d'Ascoli hanno dato vita a una gara tutta grinta ed agonismo. Entrambe le formazioni si presentano con il 4-3-3. Manoni si affida al tridente composto da Marras, Cardella e Vita. Ciampelli risponde con buona voglia a Spagna e l'ex napolano, confermando l'11 di domenica scorsa. Sono gli Orange i primi a creare un'occasione da rete al nono, con Rossi che da fuori area non inquadra però lo specchio della porta. La risposta della Samba è affidata a una punizione di Angiulli al 20° del primo tempo, con il pallone che termina sul fondo. Il primo tempo scivola via senza particolari sussulti. La gara però si riaccende alla mezz'ora, al 31° per la precisione, con un colpo di tacco di Pietro Paolo contratto in angolo da un difensore rossoblu, con la palla che passa non lontana dal palo della porta difesa da Marone. Ci prova pure Vita, ma la sua conclusione sporcata da Rovinelli non ha esito. Nell'intervallo Renzi è sceso negli spogliatoi per poi riprendere la strada per Roma. La ripresa inizia con un paio di azioni pericolose del Porto d'Ascoli. All'ottavo, punizione velenosa di Napolano, con Marone bravo a smanacciare in angolo. Due minuti dopo, angolo di Napolano e colpo di testa di Spagna, bloccato dall'estremo difensore rossoblu. La risposta della Samba un minuto dopo, con Cardella che vince il duello fisico con Rovinelli, entra in area ma il suo sinistro si perde sul fondo. Al 26° è Conzon a salvare sulla linea su colpo di testa di Rovinelli dopo un'uscita a vuoto di Marone su angolo di Napolano. Due minuti dopo finisce il match per Spagna e Vita, sostituiti rispettivamente da Battista e Proglia. L'atteggiamento tattico delle due squadre non cambia. Al 39° si fa vedere Proglia, la cui conclusione è controllata da testa. È l'ultima occasione da rete e dopo 4 minuti di recupero Maccorin di Pordenone manda le due squadre sotto la doccia. Un punto per uno non fa male a nessuno.